Cantieri sicuri all'Aquila grazie alla sinergia di tutti gli attori coinvolti nella ricostruzione e dati in controtendenza rispetto alla media nazionale anche per quel che riguarda gli infortuni. Importantissimo è il ruolo della scuola edile CPT che di recente ha portato la sua esperienza a Taranto. Una delle criticità però è rappresentata dai cosiddetti piani di cantierizzazione. Non se ne fece uno unico sull'Aquila, anche se adesso il comune sembra recepire e ne ha chiesti due, uno per Coppito e uno per Paganica. Il piano di cantierizzazione, vale la pena ricordarlo, è molto importante perché permette di mettere in sicurezza il cantiere prima dell'inizio dell'effettiva ricostruzione. Si è in controtendenza rispetto al trend negativo nazionale. Questo non perché si è legato al fato o alla buona sorte, è un lavoro collegiale di tutto il sistema, già partito dal 2009. C'è stata una collaborazione, un lavoro di tutti, le associazioni datoriali, sindacali, organismi ispettivi, enti preposti al controllo, RLST, enti bilaterali del settore. È una sinergia messa in atto già da tempo che col tempo sta dando i frutti sperati. I dati sono lusinghieri, certamente molto è stato fatto, tanto altro si può fare, si deve fare. Secondo la nostra esperienza e secondo i dati che abbiamo noi come enti preposto all'assistenza delle imprese nei cantieri, specialmente in cantieri così complessi e particolari, dove il rischio è ancora più aggravato dalle interferenze, ci siamo resi conto che probabilmente doveva essere fatto qualcosa in più. Questo qualcosa in più, secondo le nostre conoscenze, può essere un piano di cantierizzazione, a supporto di un piano di ricostruzione. Questo significa progettare la sicurezza a monte, cioè prima che il cantiere venga attivato. È una buona base di partenza, l'abbiamo sperimentato in tempi non sospetti già dal 2012 nel comune di Villa Sant'Angelo. Abbiamo un'esperienza di studio portata avanti in sinergia con l'Università d'Ingegneria lo scorso anno nel comune di Fontecchio. Lo ha chiesto il sindaco del comune di Fossa e sono iniziati insieme all'Università dei voli con drone per iniziare una mappatura del centro storico di Fossa. Ce lo ha chiesto l'attuale sindaco dell'Aquila, Biondi, per Paganica e per Coppito, che sono in fase di una partenza massiva della ricostruzione. Ci stiamo lavorando, sono delle ottime basi di partenza per una progettazione a monte della sicurezza.